La recente riforma Abodi introduce una nuova autorità indipendente con il compito di monitorare i conti delle società sportive professionistiche. Questa mossa, apparentemente mirata a garantire maggiore trasparenza e correttezza nel mondo dello sport, ha sollevato però diverse domande e preoccupazioni. Ma cosa c'è davvero dietro questa riforma? E come mai la figlia del ministro Giorgetti è passata dalla FIGC all'Inter? In questo video analizzeremo i dettagli della riforma e discuteremo le possibili implicazioni di questi movimenti poco chiari. Non perdetevi questo video se volete capire cosa sta realmente accadendo dietro le quinte del mondo dello sport professionistico italiano. Scoprirete perché la nuova commissione potrebbe non essere così imparziale come sembra e come questi cambiamenti potrebbero impattare direttamente su di voi. Prima di iniziare, assicuratevi di iscrivervi al nostro canale e attivare le notifiche per rimanere aggiornati su tutte le novità del mondo dello sport. Lasciate un like se volete più contenuti come questo. La riforma Abodi introduce la commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche. Questa commissione, con sede a Roma, avrà il potere di decidere l'ammissione delle società sportive ai campionati basandosi su rigorosi controlli economici e finanziari. Le funzioni principali della commissione includono controllo e vigilanza, certificazione e ammissione e partecipazione. Controllo e vigilanza si riferisce alla verifica della legittimità e regolarità della gestione economica e finanziaria delle società sportive professionistiche. La certificazione riguarda il rilascio di pareri obbligatori sulla regolarità della gestione economica e finanziaria delle società trasmessi alle federazioni sportive nazionali. Ammissione e partecipazione, infine, si riferisce all'utilizzo dei pareri per decidere sull'ammissione, partecipazione ed eventuale esclusione delle società sportive dalle competizioni professionistiche. Tuttavia, mentre la riforma sembra puntare a una maggiore trasparenza, emergono alcuni dubbi sulla sua reale efficacia e imparzialità. Ad esempio, il recente passaggio della figlia del ministro Giorgetti dalla FIGC all'Inter solleva molti interrogativi. Per quale motivo la figlia di un politico che dovrebbe rappresentare la legalità e la trasparenza ha fatto un simile salto professionale? Questa situazione alimenta sospetti su possibili conflitti di interesse e sulla reale imparzialità della nuova commissione. Inoltre c'è il timore che i debiti delle società sportive come l'Inter possano essere scaricati sui contribuenti attraverso nuove tasse. È fondamentale che la gestione dei conti delle società sportive non ricada in alcun modo sui cittadini. Questo aspetto deve essere chiarito per evitare ulteriori ombre su una riforma che dovrebbe invece garantire correttezza e legalità. Cosa ne pensate del passaggio della figlia di Giorgetti all'Inter? Credete che ci sia un reale conflitto di interesse? Lasciate i vostri commenti qui sotto e discutiamone insieme. Se vi interessa la verità che spesso in TV non viene detta, iscrivetevi al nostro canale, mettete un like e attivate la campanella delle notifiche. Supportateci per continuare a fare luce su questi temi importanti. La riforma Abodi potrebbe rappresentare un passo avanti per la trasparenza nel mondo dello sport, ma solo se vengono dissipati tutti i dubbi riguardo ai conflitti di interesse e all'impatto sui cittadini. Continuate a seguirci per ulteriori aggiornamenti su questa vicenda e altri temi scottanti.